Vi ringrazio di Bruno Trimboli, si chiamava, che l'ha fatta sulla Cimina, è arrivata con l'elicottero e Cimina faceva cioè, regali come il Babbo Natale. Pregiudicato comunque. Si chiamava Bruno Trimboli ed era di Cimina. Quindi, perché è morto. Sì, penso di sì, più tu muore. Speriamo. Almeno. Allora, cioè io ho sentito, poi sono dovuto uscire per dovevo consegnare una cosa. Cioè, la premessa fatta da Franco, cioè dice facciamo qualcosa di straordinario perché c'è una sorta di cluster di tumore che è stato smentito poi da, in un certo senso, da Amato, riportando il convegno di Cinerno, che parlava addirittura di una sottodimensione di tumori rispetto ai dati generali dell'Istituto Epidemiologico. Si vanno operando a Bologna e a Parigi. Indubbiamente c'è stato, allora, quello che dicevano, io ero presente a quel convegno, no? E quello che dicevano che sulle denunce di cluster in America, su 300 denunce di cluster di cancro in un determinato territorio, è stato riconosciuto soltanto uno. Quindi non lo dico per essere, però è difficile, secondo me, sulla tua premessa, Franco, andare a chiedere un'azione straordinaria da parte di ordini governativi, che in Calabria c'è stata, nel caso delle navi dei veleni a Cetraro, che poi ha portato il Tribunale Sovrano di Catanzaro, ha detto che non corrispondeva alla Muschia del Catania, sì, e che a te, no, ti dico, io ti sto parlando di aspetti formali, non mi va andare alla sostanza. Io dico, dobbiamo ottenere un obiettivo, e secondo me quello che dici tu, unito a quello che dice Mimmo, può portare un obiettivo, perché il primo obiettivo che questo comitato si deve porre attraverso una mobilitazione seria è andare ad avere un registro dei tumori, che è importantissimo per iniziare una lotta su altri piani, secondo me. Cioè, se noi scopriamo che in un territorio che non ha un insediamento industriale notevole rispetto a molte altre parti del resto d'Italia, si può intervenire veramente con un'azione seria. Il fatto delle leucemie, cioè il cluster di cancro, significa che se in un determinato territorio circoscritto c'è l'impennata di una tipologia di tumore, allora lì viene preso in considerazione. Da quello che dicevi tu, ma da quello che riscontro anche io, sulle leucemie c'è qualcosa che sembrerebbe sia fuori da ogni controllo. L'ha fatto capire pure Jacopino, ma ci sono diverse, su questa tipologia di tumore sembra che ci sia. Indubbiamente siamo di fronte, per quanto mi riguarda, una missione veramente difficile. Io sono completamente a disposizione sia come gruppo, sia come movimento, sia come amministratore, e credo che ci dobbiamo, ognuno di noi, dividere quasi come aspetti manageriali ad ottenere degli obiettivi nel breve e nel medio periodo. Però non possiamo, rispetto a una missione così importante, andare a fare una missione più facile, che è quella di prendersela a tutti i costi con determinati gruppi o con l'amministrazione stessa, che vuole essere aiutata, vuole avere una mano per venire incontro. Questo è sicuro, nessuno vuole il male a Siderno, poi ognuno delle sue famiglie ha dei problemi molto seri, quindi pensate se la gente che è dentro l'amministrazione vorrebbe che questo paese fosse considerato una mina antiuomo, una mina tumorale e via dicendo. Indubbiamente le internet le vediamo tutti, ma perché questo paese? Qui a 200 metri abbiamo un'esposizione di 4.000 metri quadrati di Ethernet, non avete mai detto niente. 4.000, c'è una fabbrica dismessa, o pasteficio. Sono 4.000 metri di esposizione che sono combinate allo stesso modo, se non peggio. Allora, indubbiamente da parte nostra, io sono convinto che da parte di tutta l'amministrazione, anche di Anna Romeo, che stasera non c'è, secondo me si deve difendere in realtà quando tu l'attacchi pubblicamente, e secondo me anche lei ha buona volontà, cioè lei non vuole il male di questo paese. Vediamo come si può aiutare, noi siamo qui per dare una mano molte volte. Cioè, non è facile, io ho molto sognato che mi dimettevano comunque nel mondo. E tu menzionato, mi dimettevi, se c'è un momento che respirai una boccata d'ossigeno,
faremo degli errori, siamo inesperti, io il primo, ma vi giuro che su questi punti nessuno vuole scherzare e noi, io personalmente, e so anche altre persone, sono sempre, posso anche farlo dopo le 8 di sera, alle 10, alle 11, alle 12, quando vorrei. Ma non perché lo voglio fare per quello che diceva anche Luigi. Non lo facciano come amministratore, siamo di fronte a una missione importante, non la semplifichiamo a prenderci con l'amministrazione, perché l'amministrazione ha tanti di te, ma si è ritrovata in una situazione veramente difficile, non ha i mezzi, non ha niente per... Senza di voi, secondo me, questa amministrazione non può fare niente. Questo io sono sicuro. Poi, se l'amministrazione sbaglia, ci sono i modi, c'è la procura, c'è per andare a denunciare. Ma questa amministrazione vuole dare una mano. Io conosco tutti, abbiamo dei difetti, non siamo capaci, stiamo migliorando, ma troveremo, capiremo altre cose nel passare del tempo, ma noi siamo con voi, visto che è certo. Non ti ho interrotto perché sono una persona educata. No, ma c'era forse... L'amministrazione sta facendo che? Abbiamo peccato di una cosa questa sera, perché tanta gente, e anche giovane, se n'è andata, forse perché nella partita, spero di no. Un attimo solo. Spero di sì, invece speriamo di sì. No, spero che non si diluca la partita, se no se si diluca la partita hanno perduto proprio. Scusate, per esperienza, fra poco le stiamo in tre e non si decide niente. No, anche perché io volevo proposte, cioè ci sono state delle proposte organizzative, perché la cosa più importante in ogni cosa è l'organizzazione, ricordiamo un esempio.